Presentato in provincia il progetto definitivo della nuova scuola che ospiterà l'Istituto Bramante di Macerata. Si tratta di una costruzione decisamente innovativa dal punto di vista architettonico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale. Innanzitutto le scuole devono essere sicure perché il mostro e il terremoto ce l'abbiamo sempre sotto i piedi. Quindi la scuola hanno una caratteristica di dare, cioè no, devono essere sicure per questi ragazzi. Poi deve essere una scuola dove studiare è bello e deve essere anche innovativa. Una scuola dove questi ragazzi studieranno benissimo, una scuola dove ha palestre, auditorium, insomma verde intorno e poi è concepita con un concetto innovativo delle scuole del futuro. Il nuovo istituto avrà una superficie complessiva di 14.550 metri quadri ed è pensato per ospitare 500 alunni. La sua progettazione è frutto del bando nazionale Scuole Innovative, promosse dal MIUR nel 2016. Il progetto, realizzato dallo studio di architettura OMU, diretto dagli architetti Lucia Zamponi e Filippo Nanni, si è classificato tra i primi in Italia, facendo aggiudicare alla provincia di Macerata un finanziamento di 9,7 milioni di euro. Una scuola per 500 alunni divisa in quattro sezioni, e quindi i laboratori relativi, quindi le aule, 20 aule e poi tutti questi spazi che noi chiamiamo un po' del Civic Center, aperti anche alla comunità e al territorio, che si compongono della biblioteca, dell'auditorium per 200 posti e di una palestra con servizi annessi. Beh, sicuramente il sito di progetto, che come abbiamo detto durante la presentazione è proprio un campus per vocazione naturale, quindi l'area dell'ex colonia agraria, oggi istituto tecnico, è comunque un luogo diciamo privilegiato per la progettazione, quindi questo edificio si sviluppa a 360 gradi in un paesaggio che è quello delle colline maceratesi con la vista sui Monti Sibillini, quindi la priorità, l'obiettivo era quello di rendere un edificio che si integrasse nel contesto e che lo valorizzasse. Quindi abbiamo pensato a un padiglione leggero, vetrato, con una struttura mista acciaio-legno, proprio per rispondere un po' a questi obiettivi. Ora la progettazione esecutiva è affidata all'ufficio tecnico della provincia, dopodiché l'INAIL provvederà ad emanare la gara d'appalto e alla realizzazione dell'opera.